Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo video. Sono molto contenta di essere qui con voi. Questa volta ho deciso di fare questo video. Farò il cambio sacchetto. Io tanto tempo fa già lo avevo fatto, ma questa volta lo voglio fare nuovamente perché per la semplice ragione che ci sono delle persone che mi fanno le stesse domande. Io non lo so se loro sono andati a vedere l'altro video che ho fatto 3-4 anni fa, credo. E allora voglio rispondere a queste domande facendo questo piccolo video, come è il cambio sacchetto. Ok, la prima domanda è che quando bisogna cambiare il sacchetto? E quindi io rispondo, questo dipende dalla metratura che avete a casa. Ovviamente se avete una casa piccola, quindi utilizzerete di più l'aspirapolvere e non si riempire il sacchetto. Ma se avete una casa proprio grande, ovviamente, capito, si riempie di più veloce. O anche perché se avete degli animali, il cane, gatto a casa, e questo viene a riempire più velocemente il sacchetto. Io non lo riempo veloce, diciamolo così, perché io nella settimana faccio andare un piccolo robotino che gira tutta la casa. Nel tempo che io non sto a casa lui pulisce, e quindi più di tutto questo mi aiuta a raccogliere il pelo del cane e ovviamente il mio, della mia figlia. Allora, qui abbiamo una LED, quindi queste luci sono verdi, no? Quando sono verde vuol dire che tutto a posto e che possiamo passare tranquillamente il folletto e quindi lui aspira tranquillamente. Ok, è vuoto, diciamolo così, il sacchetto. Quando queste luci a LED diventano gialle vuol dire che dobbiamo cambiare il nostro sacchetto, e questo lui da solo ci indica quando cambiarlo, quindi dobbiamo stare tranquilli che lui stesso fa il suo lavoro. Un promemoria. Adesso andiamo a vedere insieme come cambia questa luce, queste luci LED, e così sappiamo se è ora di cambiarlo o no. Accendo, sono verdi, lasciamolo andare un po' perché come potete vedere la luce LED è diventata giallo, quindi vuol dire che è ora di cambiare il sacchetto. Questa è la risposta alla domanda numero 1. Ok, per la prima cosa dobbiamo aprire lo sportello. Così, potete vedere il sacchetto è pienissimo. Giusto, così, perché lui mi ha indicato il momento di cambiarlo. Ok, questo alla pattumiera. Allora, per fare questo cambio sacchetto, prima di mettere il sacchetto nuovo, io voglio fare vedere una cosa. C'è la griglia di protezione qua sopra, così, ecco. Questa serve per proteggere il motore del folletto. Ok, domanda numero 2. A volte mi chiedete quando cambiare la griglia di protezione, o se la dovete cambiare ogni volta che fate il cambio di sacchetto, o quando bisogna farlo. Ok, questa è la griglia di protezione, abbiamo detto che serve per proteggere il motore dell'aspirapolvere. Senza di questo non possiamo far andare l'aspirapolvere. Questo non va cambiata, neanche lavata, semplicemente va aspirata da entrambi i lati, capito? E va soltanto sostituita quando è bagnata o magari perché è così troppo sporca. Del contrario non bisogna cambiarla. Ok, adesso vi faccio vedere come aspirarla.
potete acquistare anche questo, che è un ottimo prodotto della Borgwer. Non è pubblicità, però, cioè no, no, lo dico perché per me è molto comoda, maneggevole, tutto, bellissima, ok? E quindi mi trovo molto bene. E con le cose che mi trovo bene, io vi do sempre il consiglio. Ok, cosa facciamo? Aspiriamo da entrambi i lati, così, 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 per togliere la polvere che le polvere che rimane lì. Eccoci. Aspirata, quindi dopo di aspirarla la rimettiamo nel suo posto dove deve andare. Eccoci, vediamo. Ecco, così. Ok, adesso possiamo inserire il nuovo sacchetto. Ci sono queste fasce, queste due non le dobbiamo aprire, lo dobbiamo inserire soltanto così. Lui fa il suo lavoro, quindi li aprirà. Ok, facile da inserire, potete vedere. Chiudiamo il nostro sportello. Eccoci. Come potete vedere, tutte le lette sono accese e quindi adesso spiego un sacco. Voglio far vedere che il sacchetto io l'ho messo così com'era, poi lui da solo l'ho aperto, quindi non bisogna togliere le fasce. Allora, un'altra domanda è il profumo, quando metterlo. Questo lo dovete decidere voi, anche perché ci sono delle persone che non sapevano, mi hanno scritto la scorsa volta che da anni avevano questo folletto e non sapevano che il profumo va inserito in questa parte qua. Quindi mi fa piacere che con i miei video loro possano sapere di più in quanto al folletto, all'aspirapolvere. Ok, profumini. Beh, ancora profuma. Io sinceramente questi, che invece di buttarli li metto nella aspirabriciole e così ne profuma ancora di più. Ok, inseriamo un nuovo. Ok. Madonna, se potete sentire questo profumo buono. Ok, lo inseriamo così. E così lo chiudiamo. È fatta il capo sacchetto. Ok, è tutto ragazzi, io spero che con questo piccolo video possa aiutarvi, perché sinceramente vedo che spesso mi commentate, mi fate dei commenti chiedendomi le cose, ma ragazzi io faccio tutto questo per voi e con questi piccoli video spiego le cose così posso aiutarvi. Niente, ci vediamo al prossimo video e vi mando tanti baci e ovviamente abbracci. Ciao, alla prossima! Ok, il profumo vecchio che ho tolto dall'aspirapolvere, io gli do ancora un altro utilizzo e lo inserisco nella aspirabriciole, così finisco di utilizzarlo. Così profumo un po' ancora. Fatto. È il mio tips. E non so voi cosa fate con quelli vecchi, li buttate o cosa fate? Io li